è portare questa popolarità del teatro, cioè questa frequentazione popolare del teatro, avvicinarla per così dire a progetti anche molto, diciamo, con un profilo culturale molto alto, quindi con un profilo culturale dei grandi classici ad esempio. Ma quello che possiamo garantire in un certo senso è che quello che vedrete qui, e quindi Giovania oppure Delitto e Castigo, non saranno i Giovania o i Delitto e Castigo che possono essere visti in una, diciamo, programmazione tradizionale teatrale, ma avranno sempre quel quid per il quale noi li scegliamo, che è uno, rendere questi classici che, se vogliamo, utilizzando anche un'espressione che a me non piace molto ma che rende bene l'idea, non mi piace molto perché è un'espressione economica, ma il grande classico è un best seller, quindi è un testo che in qualche modo ha avuto un alto gradimento e poi è diventato un classico. Quindi tante volte questi classici vanno semplicemente rispolverati o visti con una prospettiva, una sensibilità contemporanea che riesce appunto a farci godere di quegli elementi universali per cui sono diventati appunto classici.